Namaste, io sono Ace Brave e ben ritornati ad un altro episodio di Massive Chalice. Siamo all'inizio della prossima missione con solo 4 persone. Abbiamo bisogno di fare un bel po' di gente, quindi vediamo un po' di andarcene con questa avanguardia. 4 sole persone, avremo una missione molto complicata, però abbiamo la possibilità di guadagnare un'unità nuova. Quindi vediamo un po' che cosa possiamo fare. In bocca al lupo! Ok, intanto. Allora, qui abbiamo il cacciatore, 2 alchimisti e un paratronco. Tu puoi già colpire? Puoi colpire questo e fargli un po' di danni subito? Direi che fallo. Mancatissimo! Cominciamo molto bene. Allora, tu mi vai qua. Direi che puoi stare fermo qua così. Tu vieni qua. Stai fermo. Tu vieni qua. E stai fermo. Vediamo se il cacciatore ce la fa. Si muove di nuovo. Riproviamoci. 80%. Conferma. Mancato 2 volte di seguito con l'80%. Bellissimo inizio, devo dire. Ok. Allora, qua continuiamo da sta parte. Proviamo a fare 3 su 3, di là. Ok, qua si sono accorti di me. Andiamo di muoverci qui. Ti muovi qua. E qui. Tu ti muovi qua. Intenzione di fare, eccoli che arrivano. Muoviamoci indietro e gli spariamo da qua. Oh, al terzo colpo ce l'ha fatta. Bravo Ace. Bravo. Non è Ace in realtà, ma è il rampollo, ma è in questo momento è la persona che ha più esperienze di tutti. Qua vediamo di andare qua. E adesso possiamo vedere questo, ma ne vediamo altri 2 là dietro. Tu ce la fai a colpirmi questo al 65%. E se vai qua e lanci una fiala qui. È mancatissimo. Ottimo, ma solo 9 danni. Arg. Finito. Ok, meno 5. Questo viene ad attaccare il paratronco. Meno 2. Qua il seme viene ad attaccare anche lui. Allora, qui cosa possiamo fare? Tu... tu puoi attaccare uno di loro. Qua dietro. Perfetto. Tu ce la fai a fare carica e colpire entrambi? Da tipo qua? Cinque danni a testa, questo è anche stordito adesso. Proviamo a colpirlo così. Bravissima. Ok, e tu vieni qua. Curi te stessa. Spaccandoti la cosa in faccia. Ok, e vediamo di continuare. Vieni qua. Qua.
cacciatore lo teniamo ben lontano. Perfetto, tu puoi venire qua. Non vedo ancora nessuno, eccoli qua che arrivano. C'è un segno dietro. E tu gli puoi sparare. Bravissimo Ace. Bravissimo Rislow. Non sembra non esserci nessuno. Fare un giretto qua dietro. Eccoli qua. Torna indietro. Tu vieni qua a tendere la trappola. Intenzione di fare. Ok, bel colpo ma l'hai mancato. Vieni qua. Ah, ci sono altri due. Ok, vieni qua. Vedi nessuno da questa posizione. Un movimento furtivo. Ci muoviamo qui. Vediamo cosa intenzione di fare lui adesso. Siamo ribelli adesso. Allora, tu puoi venire qua dietro e farmi da scout. Tu puoi venire qua e colpire questo. E tu puoi venire qua. Pensavo mi venisse incontro, invece non lo sta facendo. Ok, tu fammi da scout. Devo stare attento che non mi veda questa posizione qua. Razor lo sto facendo, gli sto facendo fare tutte le uccisioni a lui, perché con la squadra che abbiamo, con Bama Marino che fa lo scout a 72 anni, non è che sia proprio proprio l'ideale. Lira che va bene. Qua devo fare il giro dall'altra parte. E tu vieni di qua e di qua. Eccoli che arrivano. Li sento muoversi. Perché abbiamo l'abilità del rampollo qui. Con Z si fa. Abilità all'udito affinato. Consente di percepire la presenza dei nemici oltre gli ostacoli delle nebbie di guerra fino a caselle di 6. Quindi abbiamo sentito questi due. Qua proviamo ad andare qua. Ma lo vediamo quello là in fondo? Ah, eccolo qua dov'è. Perfetto. Tu torna qua. Fine, fine. Cosa intenzione di fare. Tu torni qua e vieni qua dietro. Tiriamo a caso? Non credo di aver beccato nessuno. Però adesso arrivano. Aiuto. Au. Aiaiaia. 17-21 danni. Non bastano però. Quindi tu torna qua. Tu vai qua e curati.
bisogna spaccarsi le fiale in testa, giustamente. E tu puoi andare qua a curare lui. Questo l'abbiamo beccato, credo. Questo si sta muovendo lontano. Questo si sta avvicinando, eccolo qua. Ok, allora, carica. 3. Se lo attacco normalmente, 21. Tu se lo attacchi 16-19. Tu se lo attacchi 11. Per attaccarti qua così. Adesso fa la corazza. Attacco, ti faccio un danno adesso. Quindi tu torna. Devo cercare di non mettermi sulla stessa linea. Quindi mettiamoci qua. C'è un altro in fondo. Ok. Questo con Ace, con Rislow lo posso mettere qua. Lo mettere qua in fondo. Tu puoi venire qua in fondo. E tu puoi far nulla. Lasciamo lei davanti qua, però è a rischio. Mi ha mancato! Da un centimetro. Qua abbiamo altri nemici. Ok. Questo si avvicina. E adesso tu puoi fare il tuo combattimento uno contro uno contro il baluardo. Bravissima. Embrace Oblivion. Tu puoi uccidere questo. E adesso ne abbiamo due. Due qua sopra e uno qua. Quindi tre. Tu puoi venire qui. Lanciare questa qua. 50% di colpire. Mancato. Vediamo questo da questa angolazione forse. E Villeneuve lo... ce la fai a lanciare qualcosa qua in zona? No. Fine turno. Ok, stanno venendo qua e quindi li vedo adesso. Se decide di avvicinarsi da questa parte è un baluardo. Oh oh. E c'è anche questo. Ok, tu ce la fai a caricare fin là in fondo? Sì. 5-6 danni solo? Però vuol dire correre molto. Vai. E l'ho anche spostato, tra l'altro. Ed è stordito, che è una cosa molto interessante, invece. Tu puoi attaccare questo. Se non sbaglio un colpo. E qua abbiamo loro due. Tu che puoi attaccarmi questo. Bravo. E tu puoi venire su di qua. Venire ad esplorare questa zona. Vediamo cosa ha intenzione di fare. Ok, stanno arrivando altri. Ok. Adesso tu puoi andare ad attaccare qua. No, tu puoi andare ad attaccare qua e provare a ucciderlo. Ah, gli è rimasto un HP. Che però dovrebbe bastare per colpirlo da qua. Perfetto, la battaglia del picco di Saturno. Tu puoi uccidere questo. Bravissimo. E tu puoi venire qua. Fare un movimento furtivo anche se vuoi. Si nasconde in questa casella. Quello che arriva. Mi ha visto. Che è attaccato. Muori. Sono finiti? Sono finiti. Abbiamo un aumento di un triplo, quadruplo aumento di livello. Ok, abbiamo Valia che
a lancio gratis, giustamente, lo sblocchiamo. Poi c'è l'ira che è arrivata a livello 4 e dà rimbalzo, l'armatura respinge gli assalitori in mischia e offre ulteriore protezione, oppure furia, danni inflitti aumentati per qualche turno dopo ciascun colpo subito. Andiamo con la furia, potrebbe essere il personaggio che è incazzoso e è lì, è una donna incazzosa, direi che ci sta. Lancio gratis anche per Bama, che ha fatto il suo ottimo lavoro nonostante i 72 anni. E siamo sopravvissuti, finalmente abbiamo una quinta possibilità, una quinta persona nell'avanguardia. E vediamo dove eravamo rimasti con il resto. Leila Otsworn, alchimista femmina di livello 2, fa ora parte del tuo seguito. Quindi andiamo un attimo al calice. E al calice, tra l'altro, mi avete detto che c'è un volto di donna e un volto di uomo, destra e sinistra. Questo volto qui lo vedo, naso, bocca e capelli. Il volto dell'uomo lo vedo molto di meno. Questo è il nasone, questo è il mento? Potrebbe essere. Comunque sì, sono, cioè, si illuminano le parti anche per questa cosa. Abbiamo un po' di robe nuove, l'armatura, delle armi e degli oggetti, quindi un bel po' di roba. Stiamo in questo momento costruendo il crogiolo tra 135 giorni. Bello che sto giocando a questo e a XCOM e vedo che 135 giorni, cacchio, è tantissimo, invece qua è molto poco in realtà. E abbiamo ben 5 eroi. Ben 5 eroi. Abbiamo però Akhtar e René che sono nel nuovo posto, mentre Ingrid e Brion sono ancora alla loro residenza originale. Abbiamo due saggi costruttori. Abbiamo Jennifer Sparrow come sicario, che non è una cosa che non abbiamo mai visto ancora come classe. E abbiamo un po' di deceduti, come potete vedere, giusto un po'. Ok, vediamo di continuare allora tornando indietro. Vedete, molto veloce, 130 giorni. E continuiamo. Ricerca completata. Come vedete, pochissimo tempo per fare questa cosa. Il nuovo crogiolo è stato completato, aumenta l'esperienza dei nostri apprendisti nominando un nuovo modello. Quindi abbiamo il nostro crogiolo da questa parte. Crucibles are where the training regimens for the nation are set. Anybody can become a standard. The more experienced one is, the more that will be passed on to trainees. And if the regimen is good, the trainees can even pick up skills from their standard to make up for their weaknesses. It is a lonely post, however. I don't know about that. Those training dummies are pretty lifelike. Questo è un buon posto come modello per magari il Rislow, ma non adesso, perché ho troppo poca gente. Praticamente lo possiamo mettere qua, confermare questa cosa e passerà i suoi tratti, o comunque darà più esperienza alle reclute, e le reclute diventeranno più potenti fondamentalmente. Cosa facciamo adesso? Direi che facciamo un potenziamento. 10 anni, 13 anni, 13 anni, 6 anni, 2 anni, possiamo reclutare nuovi eroi, direi. Reclutiamo ancora nuovi eroi perché ne abbiamo disperato bisogno per ora. E vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Prossimo evento, appunto, ce l'abbiamo tra 4 anni. Abbiamo nuovi nati, perfetto. E abbiamo le nostre nuove reclute. Vediamo chi abbiamo. Oh, finalmente un po' di roba. Abbiamo sempre Bama, Rislo, Valia, Lira e Leila, ma abbiamo questa gente qua nuova. Abbiamo Barbara Mattis, che è un paratronchi, che va anche bene. Occhio di falco, campo visivo, sveglio determinato e scaltro. Wow, questa è un'unità fortissima a quanto pare. Poi abbiamo Lucius della Croix, che è malato, apprendimento lento, festaiolo, ed è un cacciatore, un po' peggio. Sorro Bringer, che è un nome abbastanza particolare, che è 23 anni, sveglio, forza dell'orso e nervoso. Beh, nervoso però va bene, il resto è abbastanza interessante. Poi abbiamo Sara Ogles, che appunto è un alchimista. Abbiamo un altro cacciatore, niente male. E poi abbiamo Leila, che è l'ultimo personaggio che abbiamo trovato, che, se non è una citazione a Star Wars, questo si chiama Leila e c'è la capigliatura di Leila di Star Wars, di Guerre Stellari, quindi ovviamente sarà una citazione di qualche tipo. Ci sono citazioni all'interno di tutto il gioco in realtà. Quindi questi sono i nostri eroi. Continuiamo la nostra ricerca. Cosa facciamo adesso? Facciamo un'armatura, addestramento balestra avanzato,
Le balestre sono difficili. Cerca di capire se è meglio usare corde fatte di budello di orso invece che di normale intestino di gatto. Potrebbe aprirti nuovi orizzonti di potenziale di danno. Riduce il costo di altri addestramenti d'elite. Balestra dai barbigli d'osso. No, allora, questo è l'addestramento, mentre questo è proprio un'arma in più. C'è un'armatura che possiamo fare, armatura raffinata, armatura carapace instabile. Gli istruttori amano cogliere il loro assalitore e la sprovvista facendoci esplodere dopo che sono stati uccisi. Noi potremmo fare di meglio dotando i nostri alchimisti di armature instabili che si innescano appena subiscono un danno. Con gli alchimisti però funziona. Armatura migliore, combattere ancora più a lungo. Questa è un'armatura interessante, quindi facciamo questa. Sì, useremo i corpi di istruttori per ricercarla. E vediamo un po' se riusciamo a ricercare qualcosa di utile. Andiamo avanti. Abbiamo regione e regione. Intanto continuano ad esserci. Ok. Mancano ancora 4 anni. Siamo all'anno 50, giorno 210 e possiamo decidere quale delle due zone difendere. Ricompensa riduzione del 25% del tempo necessario per la ricerca in corso. Un neonato maschio. Vada per il neonato maschio. Perché l'altra è solo una tantum, mentre il neonato magari funziona per un po' più di tempo. Abbiamo la stessa conformazione di prima. Qua Bama Marino è ancora vivo. 682enne. Sostituiamolo con qualcuno. Con Leila. Direi che ci sta. Quindi abbiamo Leila, Lira. Leila, ho detto. Ah, confermare, ok. Abbiamo Leila, Lira, Rislo Rampollo, che è l'unico che è arrivato sopra il livello, al livello 4 e quindi c'ha una cosa, mentre lei no. 45 anni, tra l'altro, cominciano ad essere abbastanza vecchiotti. E aggiungiamo un altro eroe che sarà... sono in ordine di esperienza. Barbara Mattis, che è molto brava. Quindi andiamo avanti con due paratronchi, due... In realtà il cacciatore funzionerebbe molto meglio. Però Lira è un ottimo paratronchi. Tu sei ancora giovane. Potrei usare te per questa missione. Ecco, qua c'è la strategia in più che fa parte, che rende unico questo gioco. È posso usarti in missione... posso usarti in missione per farti fare esperienza per poi metterti a capo di qualcosa, perché lei sarebbe, anzi facciamole fare questa missione e poi Barbara Mattis potrebbe diventare il nostro primo modello, direi che ci può stare, perché ha delle caratteristiche molto interessanti, perché ha occhio di falco, sveglio, quindi intelligenza e campo visivo aumentato. È determinato, quindi vabbè, ce ne frega poco. E scaltro, evasione aumentata contro gli attacchi in mischia. Tutte cose positive. In più ha abbastanza buoni valori alla fine. Poca destrezza, ma poco ci cambia. È un paratronchi, quindi è normale che abbia poca destrezza. E quindi abbiamo questa situazione qui. Questa situazione qua mi piace abbastanza. E quindi direi che ci vediamo al prossimo episodio di Massive Chalice. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave.